Buongiorno a tutti, benvenuti ancora. Questo giorno della solennità della Natività di San Giovanni Battista, il 24 giugno. Prima di iniziare la nostra riflessione, chiediamo allo Spirito Santo di illuminarci nel nostro cammino. Preghiamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni in me, Spirito Santo. Spirito di sapienza, donami lo sguardo e l'udito interiore, perché non mi attacchi alle cose materiali, ma ricerchi sempre la realtà spirituale. Vieni in me, Spirito Santo, Spirito dell'amore, riversa sempre più la carità nel mio cuore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ringraziamo il Signore ancora per questa opportunità di celebrare la Sua parola, di ascoltare la Sua voce e di vivere sempre nella Sua carità. Guardiamo il Vangelo del giorno, questa bellissima solennità della Natività di San Giovanni Battista, il santo che viene celebrato la sua Natività, e non tutti i santi hanno questa opportunità. Celebriamo la Natività, la nascita di Gesù e quello di San Giovanni Battista. Sono due nascite che molto cari al cuore della Chiesa. Ascoltiamo il brano del Vangelo. Il Vangelo di oggi è preso dal Vangelo secondo Luca. Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne. No, si chiamerà Giovanni. Le dissero, non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome. Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse, Giovanni è il suo nome. Tutti furono meravigliati. All'istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro dicendo «Chi sarà mai questo bambino?» E davvero la mano del Signore era con lui. Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito, visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele. Carissimi fratelli, questa storia la conosciamo già. Si racconta il nome che sarà dato a Giovanni Battista, quello che doveva parlare della venuta del Signore nostro Gesù Cristo. E questo racconto continua già la meraviglia che è successo a Elisabetta e alla sua famiglia che nella sua vecchiaia il Signore le ha visitato e poi le ha dato un dono di un figlio nella sua vecchiaia. Vorrei che oggi, stamattina, riflettiamo su quel dialogo che è successo tra la parentela di Zaccaria e Elisabetta riguardo il nome di Giovanni. Viene questa idea 8 giorni dopo che i Giovanni vennero per circoncidere ogni bambino in Israele. E cosa pensavano la parentela? Dicevano che doveva essere chiamato il nome di suo padre Zaccaria. Ma poi sua madre dice una cosa molto importante. Disse la mamma di Giovanni, no, si chiamerà Giovanni. Ma poi gli altri cominciano a dire a Elisabetta, ma non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome. Questa è
Semplice, ma è bello da riflettere. Guarda che è molto semplice vivere nell'anomalità, l'anomalità del mondo, l'anomalità della quotidiana. Vivere e fare come tutti fanno, vivere uno standard di tutte le persone, così almeno uno si trova come gli altri. È questo che pensavano anche i familiari di Zaccaria, quelli che erano radunati per il nome di questo bambino. Pensavano, ma c'è un'anomalità nella famiglia, c'è un modo di fare, di dare il nome che tutti conoscono, un nome che è molto normale tra di noi. Quel nome doveva essere almeno Zaccaria, il padre di questo bambino. E poi venne Elisabetta e disse, no. Andiamo oltre l'umanità a vivere una vita che è speciale. Andiamo oltre quello che sappiamo già, quello che il mondo fa, quello che tutti pensano che dovrebbe essere così. A fare oltre questo e propone un altro nome, Giovanni. Cosa ci insegna questa piccola parte del brano? Il mondo ci propone un'anomalità che a volte è contraria, forse alla volontà di Dio. È normale salutare solo le persone che ti salutano. È normale amare solo quelli che ti amano. È normale sfallare a volte degli altri quando ci incontriamo. A volte diventa una normalità, forse vivere male con quelli che non ci vogliono bene. Questa è la normalità. Elisabetta ci propone una cosa. Non andiamo oltre la normalità. Non viviamo come gli altri vivono. Cosa propone Elisabetta? Elisabetta disse, questo si chiama Giovanni. Il nome di Giovanni significa un dono di Dio, quello che è donato da Dio, che Dio è stato misericordioso, che Dio mi ha esaudito, ma anche che Dio è sempre presente con me. E Elisabetta cambia la storia della sua famiglia, nel suo mondo. Disse che fosse normale parlare a volte di quante volte Dio non ci ha ascoltato. Quante volte Dio forse non è stato presente nella nostra mentalità, questa normalità a volte di dire che Dio non è stato forse buono con noi quando soffriamo, a volte quando non siamo riusciti a pensare del bene che Dio ha fatto per noi e siamo rimasti nel male che forse stiamo vivendo. Elisabetta disse, no, andiamo oltre la normalità. Tutto quello che pensano gli altri. Viviamo un altro mondo, un mondo di Giovanni, un mondo in cui si parla di ciò che Dio ha fatto, anche se per noi è poco. Può essere quello che Dio vuole farci vivere. Non si chiamerà come gli altri. Questo bambino sarà chiamato Giovanni. E guarda che accettando che la normalità deve essere, forse deve dare via a quella che Dio ci chiede di fare, scioglie anche la lingua di Zaccaria. Ci sono le persone intorno a noi che non riescono a parlare di ciò che Dio ha fatto per loro. Ci vuole uno che inizia. Ci vuole uno che inizia un bene nella famiglia. Ci vuole uno che inizia a fare una preghiera quando si alza la mattina in famiglia. Ci vuole uno che dice in famiglia, stasera facciamo un rosario. Preghiamo insieme. Ci vuole uno che deve iniziare a perdonare. Uno deve dare un passo. Elisabetta ci insegna questo. Non sarà chiamato come padre suo. Avrà un altro nome. Un nome che va oltre la normalità. Il Signore ci benedica e ci aiuti a vivere sempre la sua parola.